Buongiorno ragazzi, ed eccomi qua con un altro video vlog. E oggi mi sono svegliata praticamente presto, mi sono svegliata alle 6:30 perché ho fatto un favore a mio marito, siccome lavorava, mio marito si è messo con la frutta, però aveva da fare un altro tipo di lavoro, perciò ci siamo messi appunto, io ho fatto cambio. Sono andata io apposta di lui a vendere la frutta, niente, ora è arrivato lui, infatti sono qua che mi sto rilassando in macchina un pochettino perché mi sento veramente veramente stanca e siamo qua in una piazza di un quartiere di Catania e niente, diciamo che la giornata è andata abbastanza bene, ora fa caldissimo, stamattina si stava bene, ma ora in questo momento fa troppo troppo caldo. Niente, ora vi faccio vedere anche un po' questa piazza, visto che l'altra volta vi ho fatto vedere un po' Misto Bianco, adesso vi faccio vedere un po' una piazza di Picanello, che praticamente in questa piazza ci sono cresciuto perché ho fatto anche il catechismo. E ora vi faccio vedere. Non so se si riesce a vedere qualche cosa. Comunque questa è la piazza di Picanello, che è la piazza Chiesa Santa Lucia, ecco perché là c'è la Chiesa Santa Lucia, la chiamiamo così. E niente, qua praticamente io ci sono cresciuto, in quella chiesa ho fatto appunto il catechismo e là c'è la, non so se si riesce a vedere, la cartoleria. E niente, questa è la piazza di Picanello. Almeno vi ho fatto vedere appunto la piazza dove ho vissuto la mia infanzia prima di salire lassù a Rimini. E niente, ora poi dopo, siccome c'è anche mio cugino in socio con mio marito, niente, cercherò di catturare qualche immagine della verdura che è rimasta oggi da vendere. Sempre se riesco, non vi prometto niente. Comunque niente, noi niente, oggi fa caldo. Devo rilassare un pochettino, mi sento veramente stanca, fa caldissimo. Niente, noi ci vediamo dopo. Questa è tutta l'avventura che stanno vendendo. Questa è la piazza. Finalmente ci siamo ritirati. Adesso mi sono appunto messa comoda per stare a casa. Niente. Ho acceso anche l'aria condizionata come vedete perché fa caldissimo e niente, ora mi riposo un pochettino e poi vediamo un po' che cosa faccio. Vorrei organizzare qualche cosa perché oggi io e mio marito abbiamo fatto un anno di convivenza e appunto volevo fare qualche cosa un po' di particolare. Vediamo un po' come mi sento. Vabbè, noi ci vediamo dopo. Eccomi di nuovo qua, mi sono appena diciamo alzata perché come vi ho detto prima mi ero ritirata ma mi sono appoggiata nel letto e mi sono addormentata. Perciò mi sono alzata da poco, adesso sto mettendo in ordine la casa e cucinare appunto qualche cosa per mangiare. Guarda che già sono le 8 e qualche cosa. Vediamo un po' che ore sono. Le 8 meno un quarto ci sono. Ora vado a cucinare qualche cosa di sbrigativo. Proprio oggi questo fatto che mi sono alzata di mattina presto, mi sono scombussolata la giornata, mi sento un po' scombussolata. Troppo scombussolata mi sento. E vabbè. Comunque adesso vado appunto a cucinare qualche cosa, no? Noi ci vediamo dopo. Come qui, ragazzi. Allora, ho appena finito di pulire la casa, ho cucinato, ho lavato l'ara e niente, mi stavo appunto un po' rilassando sopra il divano, ma si è fatto tardissimo. Beh, già mezzanotte. E niente, e ora provo a dormire, anche se mi sono svegliata un po' tardi. E riprovo a dormire, vediamo un poco. E niente, volevo dirvi che appunto sto lavorando su una cosa che credo che già sia comunque
definitivamente online. Comunque mi sono creato un blog e se volete lo potete cercare appunto su Google e dovete mettere il blog di Vanni Succia e quello sarebbe appunto lì troverete dei domande tag non ho capito ancora come si mettono i video, comunque poi troverete anche i video, appena capirò qualche cosa troverete anche quelli, comunque troverete un po' di tutto quello che vedete qua nel canale. L'ho iniziato praticamente ieri, l'ho finito di sistemare, e mi pare che ho messo solo uno o due post, non mi ricordo di preciso. Comunque ho messo alcuni post e ancora devo mettere altri post, perciò non... Ancora non è completo del tutto, poi ho messo anche un sondaggio che se vi va potete assolutamente rispondere. Ovviamente se vi va non è obbligatorio. E niente, comunque è molto carino questa cosa, mi è piaciuto un sacco. E niente, perché vi devo dire, ancora più niente, sono un po' stanchetta, questo sì. E niente, comunque spero che questa cosa, ovviamente questa cosa del blog va appunto bene, speriamo. E sto cercando appunto di ampliare un po' col mio canale, ecco, di allargarlo un pochettino, sempre se ovviamente riesco, speriamo comunque, lo spero tanto. E niente, sono mezzanotte e 5. Madonna mia. La giornata oggi mi è passata, ho avuto un sacco di cose da fare perché come vi ho detto prima, vabbè che sì, ho girato anche qualche pezzettino, mi sono svegliata presto, alle 7 sono stata a vendere la verdura al posto di mio marito perché mio marito è andato a fare un altro lavoro. Allora mi sono messa io per aiutarlo insieme appunto a mio cugino. Solo che mio cugino se n'è andato un po' prima, mio cugino si è andato alle 3:30 e me ne sono andata alle 3:30, 4 meno un quarto erano, che poi sono andata da dottore, sono tornata a casa, poi ho avuto una giornata un po' movimentata, comunque qualche cosa la vedete qui nel video. Niente, ho avuto abbastanza movimentata la giornata, ecco. E sono anche un po' stanca. Volevo appunto dire una cosa, che sono rimasta un po' male perché sinceramente in questi giorni mi si è stato accusato che praticamente io non, cioè mi sono sentita più che altro che non sono capace a fare nulla perché dove mi metto. E non vado bene, forse perché non ci sono con la testa, non memorizzo bene le cose, non imparo come si deve. Ecco, praticamente mi sono un po' demoralizzata, ecco, sentirmi dire che dopo un tot di anni che fai un mestiere, poi ti senti dire, sai, non sei brava, non... Cioè, sinceramente sono rimasto un po' male e appunto, cioè, non sono proprio malissimo. Ci sono rimasta perché, sì, sai, c'è sempre la prima volta. Perché io, come sapete, facevo la parrucchiera, però anche ho fatto i capelli, che cose, per esempio, mi hanno fatto sempre dei complimenti anche per come facevo la piega, cose. Invece io sentimi dire da queste due persone per cui io ho lavorato, che poi devo essere sincera, una pagava una miseria, e lo devo dire, devo essere sincera, una pagava una miseria, perché è una miseria. E in più mi devo sentire dire che non so fare questo lavoro, cioè dopo che io praticamente ho iniziato a farlo, io avevo 16 anni, sì. Ho imparato quello che mi hanno imparato loro, perché ovviamente, cioè,
Cioè io imparavo guardando, ovviamente, non è che sono andato in una scuola o cose, va bene, questo ci può stare. Però la cosa che mi ha fatto più, diciamo, innervosire è che c'è un altro tipo di lavoro, c'è sempre da parrucchiere, però di un'altra persona di cui io ero andata a lavorare per qualche giorno, cioè mi devo sentire dire che mi usava, cioè ci facevo comodo perché lei era in viaggio e per questo, e infatti poi non mi ha chiamato più perché quello mi diceva sempre tieniti disponibile qualora io ti chiamassi. A questo punto, senti, non so se vedrà questo video, ma a questo punto io non sono più disponibile per te assolutamente, perché non sono cose appunto che si dicono. Anche perché non nasce nessuno imparato, comunque ci sono modi e modi magari di dire certe cose. Comunque, questo è quello che io volevo appunto dire, che sono rimasta un po' male questa settimana di queste cose, ci ho pensato un poco su, cioè non mi sono sentita una che non sa fare niente, ecco. Sono sentita in questa maniera ed è una cosa un po' brutta, ecco. E sono stata abbastanza giù di questa cosa, cioè non è solo per me, ma per chiunque capita è una cosa un po', diciamo, un po' brutta sentirsi dire queste cose, anche perché finora ho ricevuto complimenti e cose, mi sono sforzata nelle cose, non c'è, cioè, non potete dirmi che io non ho fatto bene o c'è, cioè, non lo so, cioè se mi dici un altro, non lo so, va bene, se mi dici tipo su, ho fatto delle mesce, ecco, se mi dici se ho fatto delle mesce io non le so fare, allora va bene, io là ci sto, ma te lo dico io stessa che non le so fare. Infatti se lei mi diceva che li vuoi provare, io stessa dicevo assolutamente no, perché so io stessa che non è, cioè ancora non sono pronta per farli, non ne sono capace del tutto. Però tu me che mi dici nelle pieghe, che io le pieghe le so fare, e mi dici che io non le so fare, no, questo tu a me non me lo potrei, non, cioè non lo accetto, perché ne ho viste persone che le fanno peggio di me, ma questo io non lo accetto. Comunque sono pensieri loro, però poi giustamente io, sentendo dire queste cose, ho fatto un altro tipo di lavoro e non sono riuscita nemmeno a fare con quello perché non sono stata capace. Un po', sai, mi sono un po' demoralizzata, cioè non sapevo più, cioè sono arrivata appunto a dire quanto io non sono capace di fare assolutamente niente, perché dove mi metto, vado sempre male. Io dico che semplicemente ci sono modi e modi appunto per dire le cose, semplicemente questo. Comunque niente, volevo appunto un po' chiacchierare perché anche non ho girato tantissimo questo videoblog perché ho avuto abbastanza da fare e non l'ho girato tanto. Comunque volevo semplicemente un po' chiacchierare con voi, un po' di sfogo, tutto qua. E niente, io a questo punto vi saluto e provo a dormire sperando che ci riesco. Niente, oggi dovevo fare un doccino. Non mi volete, ma io l'ho fatto. Male che ho la casa tutta pulita così domani quando voglio mi alzo. Non devo avere il pensiero di pulire, fare. Tutto pulito. Va bene, niente, io a questo punto vado a coccolarmi un po' con la ruccia, che ci do il bacetto della buonanotte, e vado a letto anch'io. Niente, io a questo punto vi saluto e niente, alla prossima. Ciao!